Buon pomeriggio a tutti, buon giovedì. Allora, torno con un altro video, finalmente stavolta vi faccio vedere come preparare un colluttorio da soli a casa. La ricetta è semplicissima. Questo colluttorio è molto utile, diciamo, per chi ha problemi come me, chi soffre tanto di gengivite o comunque di gengive fragili, sanguinanti. Io lo trovo molto utile, spero che possa essere utile anche per voi. Vi ricordate questa boccetta? Qui c'era un vecchio colluttorio nel quale mi sono trovata bene, ma ho visto che si possono fare delle ricette fai da te e quindi ho voluto provare. Andiamo subito a vedere come realizzare questo colluttorio con tre semplici oli essenziali. Gli oli essenziali in questione sono tea tree, lavanda e camomilla romana. E oltre agli oli essenziali ci servirà del brandy che io ho già messo qui all'interno della boccetta. Anzi, a dire il vero, il brandy non ce l'avevo e quindi ho usato lo scotch whisky, che va bene lo stesso. Per riempire fino a questo punto la mia boccettina, io ho usato 10 cucchiaini di brandy o comunque di whisky scotch. E quindi dovete usare 3 gocce di olio essenziale di camomilla per ogni cucchiaino di brandy. Quindi nel mio caso saranno 30 gocce di olio essenziale di camomilla, una goccia di lavanda per ogni cucchiaino di brandy. Quindi nel mio caso, ripeto, essendo che sono 10 cucchiaini di brandy, saranno 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Per finire, 2 gocce di tea tree per ogni cucchiaino di brandy. Quindi nel mio caso saranno 20. Come vi ho già detto, io già ho inserito il brandy qui dentro. Questo qua si può rimuovere, io l'ho rimosso, anzi lo rimuoverò pure adesso. E ho messo il mio brandy qua dentro con l'aiuto di un imbuto. Voi potete fare anche lo stesso, soprattutto se avete il collo della bottiglietta troppo piccolino. Andiamo ad aggiungere gli oli. Quindi abbiamo detto 30 gocce di olio essenziale di camomilla. Ok, le nostre 30 gocce di camomilla sono state inserite. Andiamo adesso ad inserire 10 gocce di lavanda. Per finire, 20 gocce di tea tree. Ok, abbiamo terminato. Possiamo richiudere adesso il nostro colluttorio. Quindi rimettiamo di nuovo il contagocce, che questo serve proprio per contare le gocce. Chiudiamo il suo tappino e misceliamo. Adesso vi faccio vedere come uso io il colluttorio. È semplicissimo, vi serve un bicchiere qualsiasi, io uso questo. Allora, tanto lo shakeriamo bene. Dopodiché ne verso più o meno 20 gocce nel bicchiere. Dopo di ciò vado semplicemente a riempire con dell'acqua il bicchiere a metà. E dopo aver riempito il bicchiere per metà, possiamo iniziare a fare gli sciacqui. Non si sente completamente il sapore dell'alcol, quindi in questo caso del brandy o del whisky. La bocca avrà una sensazione di fresco, cioè sentite proprio le gengive che si rinfrescano, molto più, diciamo, rinfrescate, ecco, questo è il termine giusto, e così anche tutta la bocca la sentite molto più igienizzata. Spero che questo video con questo colluttorio vi sia piaciuto, quindi se è così mettete tanti pollici in su, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per non perdere i prossimi video e seguitemi anche sulla pagina Facebook e su Instagram. Mando un bacio a tutti, ciao!